Vada rappresentata alle autorità egiziane la nostra preoccupazione, resa ancora più angosciata dalla morte qualche giorno fa di un regista, Shadi Habash, da più di 2 anni in attesa di processo nello stesso carcere in cui è rinchiuso Zaki. Sulle libertà e sui diritti, la vigilanza della società civile, delle istituzioni e dunque di questa Camera sarà attenta e attiva, ne sono certo, e di questo la ringrazio, signor Presidente. Grazie a lei, onorevole Sensi. Daremo seguito alla sua richiesta. Onorevole Scoma, sempre sull'ordine dei lavori, prego. Grazie Presidente. Volevo chiederle se fosse possibile, ma anche nel più breve tempo, che lei si facesse portavoce di una esigenza importante e non deferibile, che riguarda il trasferimento dei parlamentari dal proprio luogo di residenza alla Camera dei Deputati. Io credo che la rappresentanza deve essere garantita e mantenuta. Noi non riusciamo a essere presenti e quindi non essere presenti, secondo me, non rende valide le sedute del Parlamento, perché io non riesco a trovare un posto da Palermo a Roma fino alla fine di maggio, perché l'Alitalia ha soltanto 2 voli al giorno, Palermo ha 1 milione di abitanti e i voli sono sempre pieni per i prossimi 25 giorni. Vorrei che il Presidente si facesse partecipe immediatamente responsabile di questa esigenza, se no le chiedo di sospendere la seduta immediatamente. Onorevole Scoma, ce ne facciamo senz'altro carico, il tema che lei tocca è un tema serio. Signori, ci sono ancora 2 richieste sull'ordine dei lavori. Darò seguito a queste richieste. La prima è del collega Turri. Prego, onorevole Turri. A che titolo e su cosa? Sì, ordine dei lavori, Presidente. Prego. Anch'io intervengo, come chi mi ha già preceduto, di Forza Italia, per evidenziare la situazione surreale in cui io sono in Commissione Giustizia. È da settimane, anzi dall'inizio del mese scorso, che chiediamo che venga a riferire in audizione il Ministro della Giustizia Bonafede, e non solo, anche il capo del DAP, o meglio fu capo del DAP che adesso si è dimesso, Basentini, però nessuno ci ha mai risposto, nessuno ha mai accolto i nostri inviti, e devo evidenziare anche che le nostre richieste erano fondate su, prima, le sommosse ci sono state nelle carceri, in seconda battuta la notizia, insomma, tutti gli scarcerati che sono stati usciti dal carcere, oltre 300 mi risulta, per di boss mafiosi, e il ministro non si è degnato di venire a riferire in Commissione di Giustizia, comunque in Parlamento. E credo che dopo quello che è successo domenica scorsa in televisione, credo che sia opportuno, anzi dico necessario, che il ministro venga a riferire su quella che è la situazione, perché credo che la giustizia in questo paese, da quello che è accaduto in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi, ne esca sicuramente sconfitta. Quindi non possiamo farci vedere così deboli di fronte a una piaga così grande come è la mafia. Grazie. Grazie onorevole Turri, prendiamo anche la sua richiesta di informativa, che verrà riportata al governo. Onorevole Maschio, sempre sull'ordine dei lavori. Onorevole Baldelli, ce ne sono altri prima di lei, arriverà anche il suo turno. Grazie Presidente, facendo seguito all'intervento della collega Gelmini su questo tema particolarmente delicato, lei sa, Fratelli d'Italia da settimane interviene in diverse forme per chiedere la massima chiarezza su questa vicenda delicatissima che